PM di Salute TV. Nella nostra isola i tumori rari colpiscono circa 6 persone ogni 100.000 abitanti. L'istituzione di una rete, di un percorso di diagnosi e di cura e di poter curare omogeneamente in tutta la regione i pazienti è quello che chiedono gli oncologi siciliani. Vediamo. Allo stato attuale vengono definiti tumori rari quei tumori che hanno un'incidenza, un numero di casi che è 6, inferiore a 6 per 100.000 abitanti e per anno. Però in questo ambito dobbiamo dire che ci sono tanti altri tumori che vengono considerati frequenti, nell'ambito dei quali ci sono dei sottogruppi di tumori che potremmo etichettare anche rari. Per esempio, faccio un esempio del tumore del polmone, nell'ambito di questi ci sono tutta una serie di alterazioni molecolari che ci permettono di identificare dei tumori che sono pure rari. In passato, conoscendo poco del tumore raro, avevamo in uso le terapie convenzionali. Una terapia convenzionale, terapia empirica nella maggior parte dei casi, in questo caso anche i cocktail di chemioterapia diventavano delle terapie empiriche, ma non personalizzate. Oggi la caratteristica del tumore raro è che lo andiamo a identificare, lo identifichiamo dal punto di vista biomolecolare, lo identifichiamo dal punto di vista della mutazione genetica e nei confronti di queste caratteristiche ci sono dei farmaci specifici mirati, questa è la medicina della precisione, è la medicina personalizzata, la terapia personalizzata, è il mondo ormai direi attuale, ma è il vero grande futuro. Molto spesso quello che dà qualcosina in più è l'esperienza, quindi secondo me quello che dobbiamo fare è riferire sempre in grossi centri il tumore raro che deve essere visto nell'ambito di una struttura che ha tanti numeri, con un gruppo di ricerca multidisciplinare e che faccia però parte di una rete. Perché comunque non può esistere un centro per un tumore raro, perché sono tanti, quindi ognuno può fare una cosa nell'ambito di una rete. Il legislatore si sta sensibilizzando sempre di più, adesso le attese sono ridotte al minimo, nell'ambito del TORS siciliano ogni mese c'è una valutazione del farmaco innovativo, abbiamo avuto dei momenti diciamo anche di difficoltà. Devo dire che adesso si è incanalato un buon percorso. Non si può lasciare il paziente in attesa di un farmaco che è stato già sperimentato ampiamente, che è passato attraverso organi regolatori internazionali come la Food and Drug Administration, poi l'EMA europea e anche l'AIFA italiana. Anche se capisco che una regione debba fare un controllo, perché poi il problema è fondamentale il costo di questi farmaci, quindi un controllo di economia sanitaria, però questo controllo non deve portare a interrompere o a non far iniziare cure nei momenti giusti e opportuni. Il progetto si chiama PIT, così sta per Progetto Integrato di Tutela, e si occupa di salute soprattutto. È presente in le tre aree metropolitane della Sicilia, quindi in Palermo, Messina e Catania, all'interno dei servizi, diciamo, impegnati in questo ambito, in questo settore. Si occuperà in particolare dei tumori rari, però all'interno sempre di una dimensione di rapporto costante con le realtà associative dei pazienti stessi. Ci sarà uno sportello informativo, sarà aperto alcuni giorni della settimana e si potrà accedere in maniera anche informatizzata o con la possibilità di avere il contatto anche telefonico e procederemo in questo modo. Ecco. Vaccinarsi è un segno di responsabilità per sé e per gli altri, ma perché bisogna vaccinarsi? E poi i vaccini sono sicuri? Siamo in piena campagna vaccinale anti-influenzale. Omceo Palermo e l'assessorato regionale alla salute si sono mobilitati per richiamare tutti a vaccinarsi. Il vaccino è il più efficace mezzo di prevenzione per l'influenza, dimostrato scientificamente e anche negli anni con i risultati ottenuti. Non c'è altra maniera per poter prevenire l'influenza. Quest'anno abbiamo visto che c'è un cambiamento di tendenza, molti medici incominciano a vaccinarsi e
e consigliano anche agli altri di vaccinarsi. C'è un cambiamento di tendenza, ma non è per sfiducia verso la vaccinazione, perché le vaccinazioni hanno salvato l'umanità. Soggetti affetti da malattie gravissime, immunodepressi, o stanno facendo delle terapie con cellule salvavita, o affetti da malattie neurologiche gravi, gravissime. Quindi levando tutti questi non raggiungono manco lo 0,5%, per cui il 99,5% si possono vaccinare. Quello che mi sento di dire e di rassicurare è che il vaccino oggi è sicuro e invitiamo tutti a vaccinarsi, dai soggetti più piccoli, dai soggetti più fragili, dai soggetti anziani, e comunque di diffondere sempre di più quello che è il senso della sanità, quindi essere sicuri, certi di quella che è la sanità oggi e quindi la vaccinazione oggi. La campagna informativa è essenziale e lo è soprattutto perché si è lasciata passare un'idea, mi si lasci perdonare il termine, forse un po' eccessivamente sbrigativa, per il quale la vaccinazione è quasi un di più. Lo si è fatto per i vaccini obbligatori e a maggior ragione si ritiene che la vaccinazione anti-influenzale possa essere un qualcosa da evitare. Non è così, la Regione insieme all'Ordine dei Medici a tutti sta mettendo in campo tutte le proprie risorse. In caso di infarto la tempestività è fondamentale, l'agire in tempo fa la differenza. È quanto emerso dal focus sull'infarto miocardico che si è svolto a Caltanissetta. La rete del 118 naturalmente ha visto nella rete per l'infarto, diciamo, il primo modo di operare con una tipologia tempo dipendente, quindi con un'organizzazione naturalmente che ci faceva cambiare anche il modo di lavorare, quindi con una nuova organizzazione in ospedali SPOC e in ospedali hub, cioè quindi negli ospedali di riferimento della nostra macroarea. Ha introdotto un altro elemento importante che era quello della teletrasmissione dei tracciati ECG fatti dalle ambulanze, sia dalle ambulanze medicalizzate ma anche con ambulanza con autisti soccorritori, visto che siamo in grado di teletrasmettere il tracciato ECG alle UTIC di riferimento e quindi già avere a casa del paziente una diagnosi se è uno STEMI, quindi un infarto con un ST soprasslivellato e quindi con necessità di un intervento emodinamica, o comunque una patologia non ischemica a tempo dipendente dove il paziente possibilmente può andare in un UTIC senza emodinamica. Nella nostra provincia abbiamo 4 ambulanze medicalizzate, e la nuova rete ospedaliera ne dovrebbe prevedere un'altra, e quindi naturalmente questo migliorerà poi quella che è l'assistenza, la qualità sul territorio. Chiaramente la tempestività durante il trattamento dell'infarto miocardico acuto è fondamentale, è uno dei punti cardine collaborare con il 118 e la rete tra territorio 118 quindi e emodinamiche e centri hub e SPOC è fondamentale nel trattamento e nella rapidità di intervento. La precocità dell'infarto, il trattamento dell'infarto miocardico acuto ci permette di salvare miocardio, di conseguenza più breve il tempo tra l'insorgenza dei sintomi, il primo contatto medico e la riapertura dell'arteria, la ricanalizzazione dell'arteria, migliore sarà la prognosi del paziente. Per la rete dell'infarto sicuramente si stanno facendo dei grossi passi avanti in sinergia con ovviamente gli organi politici che sono molto sensibili alla problematica dell'infarto miocardico acuto e soprattutto al trattamento del territorio. Chiaramente tutto avviene in sinergia, la Sicilia è un territorio particolarmente in cui ovviamente abbiamo dei grossi limiti dal punto di vista di viabilità, ma sicuramente il 118, usufruendo anche degli elisoccorso e delle numerose eliporti che sono stati installati nelle varie province, è in grado di trasportare il malato verso il centro hub, quindi un centro dotato di emodinamica, nel più breve tempo possibile. Il
paziente che è stato colpito da un evento, chiaramente da un evento come l'infarto miocardico acuto, è un paziente che ha ovviamente un precedente cardiovascolare. Nei giorni immediatamente successivi verrà ricoverato, verrà ovviamente seguito all'interno di strutture specifiche che sono le unità coronariche, dove ovviamente riceverà, farà il decorso dei giorni successivi. Alla sua dimissione ovviamente avrà necessità di seguire un regime terapeutico adeguato, di prevenire, di modificare tutti i fattori di rischio modificabili, chiaramente seguirà una terapia di antiaggregazione biastrinica e di riduzione quindi del rischio trombotico per evitare l'insorgenza di nuovi eventi. Ritengo indispensabile innanzitutto una comunicazione tra la sanità in generale, gli operatori sanitari e tutto ciò che parla di sanità e il giornalista, perché attraverso una notizia data bene forniamo un servizio ai cittadini quanto più consono possibile a quelle che sono in effetti le realtà di un sistema sanitario. Su Caltanissetta abbiamo già lavorato da tempo in sinergia con i giornalisti, speriamo di poter mettere in atto tante iniziative che possano coinvolgere i cittadini anche scendendo nelle piazze o nei teatri con delle manifestazioni che possano far capire ai cittadini quello che è fondamentale, importante, che è la relazione tra medico e paziente. La fibromialgia non sarà più, almeno in Sicilia, una malattia invisibile. Il 29 di questo mese si riunirà infatti presso l'assessorato regionale alla salute un gruppo di lavoro per lo studio delle problematiche relative proprio a questa malattia. Tra gli esperti che ne faranno parte c'è anche Giusy Fabio, referente regionale dell'AISF. Sentiamola. Il gruppo è costituito da medici esperti appunto della patologia, esistiamo noi come associazione per tutelare i diritti dei pazienti e appunto nasce con l'idea di supportare il lavoro da parte appunto dei tecnici dell'assessorato per delineare quelle che sono le linee guida, che dovranno essere linee guida per quanto riguarda la diagnosi e la gestione, la cura della fibromialgia in Sicilia, proprio perché è necessario appunto delineare tutto ciò per poter inquadrare e dare veramente reale aiuto e supporto al paziente. Naturalmente tutto questo comporta il riconoscere la patologia. Auspichiamo che possano nascere in base a ciò degli ambulatori mirati, venga dato valore ad alcune terapie che si sono effettuate in questo momento, come per esempio la camera iperbarica, che hanno dato degli ottimi risultati proprio come terapia propria per quanto riguarda la patologia stessa, oppure anche come la cannabis terapeutica, tant'è che appunto nel decreto si evince che questo gruppo di lavoro collaborerà con il tavolo tecnico che in precedenza è stato istituito proprio per quanto riguarda la cannabis terapeutica, perché diciamo che una probabile terapia potrebbe anche essere questa. Io credo che l'azione che verrà fuori sarà di veramente grande importanza per il supporto e l'aiuto, perché poi a noi ecco il motivo dell'associazione dentro è quello di tutelare i bisogni reali dei pazienti fibromialgici. Io sono molto fiduciosa, io ho avuto la fortuna di trovare gente che mi ha aiutato, ripeto, continuo a ringraziare l'assessore che ha sposato la nostra battaglia, però i pazienti in tutta Italia devono essere aiutati, anche perché è un nostro diritto, è un diritto alla salute, è un diritto alla cura. Dico, negli altri stati membri europei la patologia è riconosciuta, non vedo perché l'Italia non debba riconoscerla. Ma qual è la mission dell'associazione? Noi abbiamo diverse missioni. Intanto è la missione interna dell'associazione, che è quella proprio di supportare, ascoltare e indirizzare correttamente il paziente. Questo avviene perché noi abbiamo dei punti di incontro e di ascolto, in particolare qui nella provincia di Palermo, uno a Palermo al Bucchieri e uno a Bagheria presso la Casa del Volontariato, ma stiamo creando anche dei protocolli con altre realtà, come a Siracusa abbiamo creato un protocollo con l'ASP per esempio, e abbiamo
contatti a Catania, abbiamo contatti a Messina proprio per cercare di agevolare il paziente in toto, non quello soltanto relativo alla provincia di Palermo. Stiamo cercando appunto di aprire degli sportelli in più parti della Sicilia, ne partirà uno a San Cataldo prossimamente, il 16 dicembre infatti ci sarà proprio la presentazione di questo sportello, proprio perché riteniamo che il supporto proprio personale, fisico alla persona, con l'ascolto e poi anche il fatto che il paziente si senta compreso e capito, non si sente più un folle, perché dall'altra parte ha persone che come lui vivono la stessa realtà, quindi non si sente più solo, si sente compreso e capito. Questa è una missione di grande importanza, anche perché cerchiamo di educarlo, cioè proprio cerchiamo di educare il paziente a gestire la malattia. È una malattia cronica, sappiamo che ancora le cure sono relative, non c'è una vera e propria cura che ti fa passare la patologia, però gestirla sì. Noi abbiamo la nostra esperienza, comunque ci formiamo perché partecipiamo ai congressi, abbiamo dei medici che appunto ci supportano, perché la nostra associazione è un'associazione sia di medici che di pazienti, quindi noi a un minimo problema ci rivolgiamo comunque a delle figure mediche che ci possono supportare concretamente e con coscienza. Molto spesso i pazienti fibromialgici, proprio perché questa malattia stravolge l'esistenza sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale, non si riconoscono più, perdono la propria identità, e allora noi cerchiamo di indicargli la strada corretta da fare, di dargli una specie di, come dico io, di reset, e quindi questa è una grande missione che facciamo. Noi riteniamo che il medico di base deve sapere individuare e dare la giusta indicazione al paziente dove andare, in modo che il paziente, come dire, abbia una guida. E anche per oggi è tutto. Seguiteci su medisalute.it e se volete sui social network. Arrivederci.